Settimo giorno. Questo è il giorno 7. Già, oggi si vince. Ecco, l'ultima missione. Il Game Master ti sta aspettando sull'autostrada. Battilo. Hai 600 minuti, fallisci e sarai cancellato. I demoni. Aia! Il Game Master è quel demone grosso, vero? Dobbiamo fargliela pagare per Rhyme. Già. Forza, abbiamo un gioco da vincere, per Bitter e per noi. Chi è che chiama? Credi che siano i demoni? Pronto? Qui parla il ragazzo morto. Oh no! Confiette, sei tu? Signora Nekoma! Ascolta, Bit se n'è andato. Andato? Non vorrà dire... No, 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 non cancellato, non ancora. E questo cosa vuol dire? Guarda, deve essere uscito dal bar mentre ero fuori. Uscito? Perché? E che ne so? Comunque, basta chiacchiere. Dovete sbrigarvi. Quel ragazzo non ha un partner con cui combattere. Sarà cibo per demoni nel momento in cui lo trovano. E poi oggi è il giorno 7. Ora il Game Master può attaccare direttamente i giocatori. E lo farà, credetemi. Figlio di... Ehi, ehi, abbiate fede. Ci siete quasi. Mettete però la fine a questo gioco. Fatelo e quel teschio vuoto potrebbe sopravvivere. Va bene, ricevuto. Neko, che succede? Bit è nei guai. Già, ma possiamo ancora salvarlo se completiamo il gioco in tempo. Allora muoviamoci. Quello stupido è impazzito. Perché non è rimasto col signor Anekoma? Neko, andiamo verso l'autostrada. Non è lontana dal sottopassaggio della stazione. Va bene, andiamo dove siamo addormentati l'altro giorno. Oh, si è evoluta! Non capisco, magari è colpa mia che non mi ricordo come funziona, a farle evolvere alcune. Perché per esempio questa si è evoluta da sola, però questa no. Magari ha bisogno ancora un po' di esperienza, ma non credo. Tu che cosa vuoi? Eh? Come butta, giocatori? Volete che elimini la barriera? Per prima cosa portatemi degli occhiali eccentrici e poi parleremo. Occhiali eccentrici. Tu invece che cosa vuoi? Come un fulmine a ciel sereno, il questionario del demone dovrà rispondere appieno. Il questionario di oggi è a tema. Le domande verseranno sul Kura Kura. Conoscete il negozio alla stazione di Shibukyu? Domanda 1. Qual è il nome dell'adorabile commessa? Ma che ne so, Yumi. Non mi dire. Domanda 2. Là vendo una spilla chiamata Raggio Allegro. Mettiamo che voglio usarla in battaglia. Che comando taccio dovrei usare? Non lo so, colpire Neko con un fendente. Ma come siete intelligenti? Domanda 3. Ok, un altro oggetto in vendita. Le bandane slogan. A che brand appartengono? Hipsnake. Ne siete sicuri? Ok, ecco i risultati. Il questionario del round 2, a quanto pare, avete sbagliato tutto. Ovviamente. È chiusa anche da questo lato. Bene. Allora portatemi Magnum Naturale. È una spilla. Non mi interessa come farete a trovarla, ma guardate cosa succede quando padroneggiate il Raggio Allegro. Credetemi, morirete di gioia. Umorismo di demone. Siamo bloccati da tutte le parti. Ma questo è violaceo. Ehi, ragazzino. Mi sembri un cliente difficile. Chi? Io? Ho balbettato? Comunque, che ne dici di giocare a un gioco? Non è che tu abbia meglio da fare. Missione battaglia, una missione di combattimento con obiettivi speciali e effetti vari. La missione maledizione, una missione in cui Neku perde costantemente PF in battaglia. Aia. Ok, quindi dobbiamo... Dobbiamo solo essere veloci. Ecco qua. Oh, calmo. Bevi. Aia, che male. Che dolore! Curati! Curati di nuovo! Porca miseria, e niente. Mi tocca usarla.
Almeno per eliminare... Almeno per eliminare i porcospini. Non ho visto questo, questo qua. Questo, questo qua. Perfetto. Questo, questo. Questa, questa. Questa, questa. Yes, alla fine. Almeno per togliere quelli, quelli lì piccoli. Aia. Scappa. Ok, forse ce la possiamo fare. Oh, K. Oh, yeah, che male. E niente, l'abbiamo... Abbiamo sbagliato. Oh, dai, 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 sì, 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 alla fine. Brava ragazza, mancava tanto così di vita e morivamo. Madonna mia. Oh, meno male che la missione era considerata completata perché avevamo finito i punti vita. Madonna mia, siamo saliti di livello con la spilla. Madonna mia. Abbastanza tosto per te? Mi hai stupito ragazzo, te la sei cavata bene, dovresti essere fiero di te. Tutto qua? Ok, grazie. Aspetta, dov'è andato? Missione rumori 1, adesivo che dimostra che hai sconfitto un rumore maledetto. Qua c'è la stazione, ma l'altra volta non siamo potuti entrare da qua, o sbaglio? Allora, lei si chiama Yu, raggio allegro è questa qui e già ce l'abbiamo. Questi sono gli occhiali eccentrici, questo che cos'è? Le bandane slogan è della Hip Snake, quindi ci abbiamo azzeccato. Qual era la seconda domanda? Non mi ricordo. Ah, era che cosa faceva la spilla, ok. Che alla fine ci ho indovinato, era colpisci Neku con un fendente. Abbiamo sbagliato solo il nome in pratica. Oh no. Comunque abbiamo bisogno di 5.000 yen. Dobbiamo prendere gli occhiali. I gelati ci servono. Compriamone giusto 4 per sicurezza. Buongiorno anche a lei. Ok, abbiamo un oggetto missione, grazie. Ripristina regolarmente durante le battaglie. Cosa vuoi? Cristalli stupendi, pendenti di pietre colorate, minchia. Niente più, signora. Se Shiki lo indossa il tasso di ritrovamenti aumenta. Bello, questo lo voglio. Allora, io prenderei le unghie blu e prenderei gli occhiali. Quindi sono 8.000 più 5.000, 13.000, facciamo un 15.000. Tranquilla, adesso torno coi soldi. Grazie delle unghie. Una scelta eccellente. Che non lo so. Grazie a lei. Poi ci prendiamo anche gli occhiali. Ecco qui. Grazie. Abbiamo ancora 6.000 passadollari. Vediamo. Si balla. Che cosa fanno? Riduce leggermente il danno subiti dagli attacchi dai nemici quando Neku è in pericolo mortale. Bello. Quando il tuo partner l'indossa, le mosse finali delle combo a volte infliggono spezza difesa. Quando Shiki la indossa aumenta il tasso di ritrovamenti. Merda, a saperlo prendevo questa. Vabbè. Quando Neku lo indossa i suoi PF aumentano. Vabbè. Meglio di nulla, no? Grazie. Mettiamo quindi il cappellino a Neku. Non possiamo ancora l'abilità di sapere cosa fa questo oggetto. Ma che davvero? Cioè anche se lo compro non posso sapere che cosa fa? Shiki invece, beccati le unghie. Ah, non è il colore. È il tipo di vestiti, che scemo, non ci avevo pensato. Cosa faceva questa? Ah, avrei più tempo a maneggiare le carte fusione. Te. E quindi Neku, beccati un gelato. Tu Shiki, mangiati i noodles. Ora abbiamo gli occhiali, abbiamo la spilla e sappiamo il nome della tipa. Vediamo lui cosa vuole. Volete superare questa barriera? Allora combattete una battaglia a catena da 3 riduzioni. Non mi interessa in che area combatterete, ma se non combatterete 3 round non conterà. Va bene, è una cavolata. Io credo che tu devi passare per quelli che sono i rossi, che sono le versioni facili. Se passi da quelli che i vestiti di nero invece sono le versioni più difficili del passaggio. Tipo, allora, tu mi hai chiesto gli occhiali, giusto? Era l'altro? No, era lui, perfetto. Wow, davvero notevole. Potete passare. Grazie, 1000 yen. Carne di prima scelta, ottimo. Poi lui mi ha chiesto invece il quiz. Come si chiama la commessa? Avevamo detto Yu.
Raggio Allegro, dobbiamo toccare Neku. Le bandane slogan erano della Hip Snake. Ok, ecco i risultati. Questionario del Demone Round 2, a quanto pare l'avete superato. Per poco, cioè per culo non la facevamo alla prima. Abbiamo sbagliato solo la prima domanda, Perciò potete passare. Quanto mi dai? Ma anche se dimenticherete il questionario, vi garantisco che lui si ricorderà di voi. Ci rivedremo ancora. Per il momento vi saluto. 1000 yen. Cipolle dolcissime. Tu invece che cos'è che mi avevi chiesto? Ah, Raggio Allegro di portarla al massimo. Ciao. Poi è una spilla merdosa da usare con il controller, perché fare il fendente su Neku mica è facile. Poi, appunto, in realtà col touch sarebbe più facile, perché tu punti su Neku, gli fai il fendente e quindi spara in quella direzione. Il problema è che col controller così, se tu fai comunque così su Neku, non è precisa la direzione in cui spari. Cos'è che volevi tu? Lo ricalco. E io sono scemo da darti lo ricalco per questa spilla che non so ancora che cosa faccia. C'era però una spilla che mi ricordo che era interessante. Devo ritrovare il negozio però. Per invece gli sticker di Shiki, metallo raro e Kirokame. No, guarda, per adesso meglio di no, me li tengo i metalli rari, nonostante ce li abbiamo un po'. Voglio rivisitare un po' tutti i negozi prima di andare avanti. Benvenido. Il coraggio aumenta di 4? Ma da quando è uscita questa? Dammele subito. Dammene 4. E saperlo non compravo i gelati. Vabbè, fa niente. E siamo arrivati all'arena delle spille. Devo ritrovare quel negozio. Per questo ci serve il gilet da motociclista di cotone. Costa 10.000 in pratica. Beh, sai che ti dico, quasi quasi. Thanks a bunch. Se aspetti un attimo, torno subito. Oggetti missione, cos'è che volevi per questo? Metallo raro e 2 di quelli rossi. Però questo potenzia la fusione. Quasi quasi, questo lo prendo e poi facciamo ancora farming di metallo raro. Tanto una missione ci ha chiesto di fare una combo da 3, quindi ecco qua. Compriamo il gilet da motociclista di cotone. Grazie. E ci manca un metallo raro. Va bene. Certo che vestito così sei proprio terribile, però per fortuna gli equipaggiamenti non si vedono. Vediamo di qua se c'è qualcosa. Siamo arrivati a Towa Records. Tocca rapidamente un nemico. Però non mi dici per cosa. Turbinio stellare, E vuole un oricalco. Ma porca miseria, ma siete fissati con quell'oricalco, Comunque questo sembra interessante. Sembra veramente interessante. Grazie a te. Ok, questa del sushi era inaspettata, ma può essere interessante come spilla. E di qua non possiamo passare. Bene. Io non mi ricordo dov'è che avevo visto il negozio che mi vendeva la spilla che voglio adesso. Vabbè, abbiamo bisogno di metallo raro, giusto? Il metallo raro ce l'hanno questi qua. 1, 2, 3, perfetto. E siamo saliti di livello. Per fortuna il nostro livellare ha impedito che quello stupido... mi ha colpito. Che quello stupido uccello mi prendesse la mia spilla. Per qualche motivo sto avendo difficoltà a usare questa. Non capisco se sono io ad aver difficoltà oppure è cambiato qualcosa dall'altra volta. Vediamo. Metallo raro qualcosa? Due metalli rari, abbiamo ottenuto di nuovo la Murasame. Quella lì del sushi non era per niente male di spilla, secondo me. È apparso un nuovo rumore che mi sa che è quello dello squalo. E ci prendiamo il gilet da motociclista bello. Ecco qua, grazie. Peccato che gli oggetti missione però non ti aumentano la confidenza con col tizio e non abbiamo abbastanza coraggio per metterlo. Quanto coraggio abbiamo? 31 e ne abbiamo 38 di che ci serve, Il gelato ci aumentava il coraggio di 2. Se facciamo un po' di battaglie, mangiamo il gelato e mangiamo la crepe, ci arriviamo. Ci rimane solo una cosa da fare: combattere un po' di nemici. E io farei 1, 2 e 3. Abbiamo fatto una catena da 4, non so perché. Colpiscilo, Shiki! Dov'è? Perché non riesco a colpirlo? Perché le hitbox sono così terribili da prendere in questo gioco? Perché non posso colpire semplicemente il nemico e Shiki lo va a colpire? Cioè la hitbox è veramente fatta un po' a cacchio di cane. Perché c'ha la scatolina quadrata piccola,
Però il nemico è grosso così, magari, e la scatola non la riesce a prendere, il quadrato. Vediamo. La madonna. Abbiamo preso due raggi adorabile e un'altra murasame. Quindi adesso che abbiamo digerito, mangiati anche la crepe. E direi di tornare verso il centro per farmare ancora qualche metallo raro, magari. Ah, eccolo qui dov'era, che voleva lo ricalco. Colpisci Neku con un fendente. Oh no, a sto punto è meglio il sushi. È un proiettile di energia, ecco qual era. Oh no, allora no, meglio il sushi a questo punto. Oppure potrei anche tenermela. Potrei anche tenermelo lo ricalco per magari qualcosa più avanti. Potrebbe essere un'idea. Anche questo vuole lo ricalco. Tocca rapidamente uno spazio vuoto per attivare lo psico. E fa una scarica. Non può evolversi. Non mi conviene allora. Dai, voglio andare sulla fiducia e prendere questo qua. Voglio vedere com'è. Bello. È una serie di fendenti. Può stare bene nella mia squadra allora il sushi, eh. E soprattutto mi permette di fare combo insieme a Shiki. Il sushi mi piace. Il sushi mi piace proprio. Lo scambierei al posto di questa qua, che nonostante sia buona, per adesso è superflua. Questo qua invece ci permette almeno di toccarli e fare combo con Shiki. È utile, può essere utile. Ho fatto un buon acquisto. Se possibile mi piacerebbe creare una build sia di attacco fisico sia di attacco di distanza. Ci manca poco anche per digerire la crepe. La facciamo digerire e poi ci prendiamo il gelato. Oh, andiamo a pigliare il gelato. Ecco appunto. Ma dai, mi hanno rubato la spilla di già. Ecco fatto. Però è bella potente. È bella potente di già. Non ho visto se si può evolvere, ma immagino di no. Immagino non si evolva. Perché già comunque di danno mi sembra che ne faccia una bella slecchina, eh. Yes, metallo raro ottenuto, abbiamo digerito la crepe, il sushi è salito di un livello, è andata bene. Ecco te Neku, certo che abbiamo difesa 9, eh. Abbiamo proprio 0 di difesa. Avremo bisogno di qualcosa che ci aumenti la difesa.